progetti che sono particolarmente importanti. Oggi questo cognome insieme a tutti quanti voi è presente, è ancora presente con la lista e con tanti amici che verranno candidati. La lista per Frosinone si presenterà anche in questa tornata elettorale, è presente sul territorio da circa 20 anni e si presenta di nuovo con una squadra forte composta da persone per bene che hanno sempre sposato le cause dei cittadini. Per dare la continuità amministrativa nel centrodestra al fianco di Riccardo Mastrangeli, sposando appieno i programmi di quella che sarà la coalizione e cercando di vincere al primo turno. L'inaugurazione della sede della lista per Frosinone, una sede importante al centro della città, perché la lista per Frosinone è una lista che rappresenta in maniera inequivocabile quello che è il complesso cittadino, una lista antica, una lista che è stata costruita da una persona che io ricordo veramente molto nel mio cuore, che è Gennarino Scaccia, e di cui ha preso eredità il figlio Antonio, al quale sono legato da sentimenti di amicizia personale, ma anche di un rapporto di carattere politico, ma anche e soprattutto amministrativo, perché abbiamo militato insieme nella giunta comunale Ottaviani per tanti e tanti anni. Qui di fronte, dove voi vedete questo gran bel parco che senza avere un centesimo l'amministrazione Ottaviani insieme a tante altre opere ha portato avanti, è stato fatto un parco. In mezzo a quel parco c'è un leone rampante che è molto simile a quello della lista del Frosinone. Questa non è una casualità, secondo me è un segno del destino. Ringrazio l'assessore Antonio Scaccia per avermi dato, per avermi affidato il coordinamento del primo momento giovanile della lista per Frosinone e diciamo tutto questo per dare continuità e spazio soprattutto ai giovani e alle loro idee. L'idea di far nascere questo movimento veniva già fuori da qualche anno a questa parte e diciamo lo vogliamo fare nelle piene idee che portava anche il Forum dei Giovani di Frosinone, di cui sono stato presidente per circa 2 anni. Quindi affronteremo tematiche che vanno dall'ambiente, il territorio e anche problemi legati al sociale. L'importante è che comunque il gruppo resti unito soprattutto e aiuti la lista per Frosinone in queste elezioni e dia la possibilità a tutti quanti di dare voce alle proprie idee.